L'attesa è tutta per la decisione dei giudici del Tribunale della Libertà. Potrebbero confermare o addirittura annullare l'ordinanza di custodia cautelare che ha visto in manette i presunti componenti di quello che l'accusa ha definito sistema, con il quale a Trani un comitato politico affaristico avrebbe fatto il bello e cattivo tempo, pilotando le gare d'appalto, come quella sulla vigilanza degli immobili comunali o sul verde pubblico, imponendo tangenti e facendo terra bruciata, si legge nei verbali, intorno agli stessi componenti della maggioranza di centrodestra non allineati. Delle sei persone arrestate hanno negato tutti il proprio coinvolgimento, a partire dal sindaco Luigi Riserbato e i domiciliari dal 20 dicembre, il quale ha spiegato di aver solo sentito voci su un giro di tangenti, ma di non aver mai denunciato perché non c'era nulla di circostanziato. Nel lungo interrogatorio, il primo cittadino ha anche respinto le accuse di aver fatto pressioni per l'assunzione di suoi amici nella cooperativa Vigilanza Tranese, in cambio della proroga dell'appalto aggiudicato poi, secondo l'accusa in maniera illegittima, alla Sicur Center di Palermo. Rimane ai domiciliari anche il funzionario comunale Edoardo Savoiardo, così come l'ex amministratore unico di Amio, Antonello Ruggero, l'unico dei quattro finiti dietro le sbarre ad aver lasciato il carcere. Rimangono dentro l'ex vice sindaco Giuseppe Di Marzio, l'ex consigliere comunale Maurizio Musci, entrambi di Forza Italia, e il consigliere comunale della lista Schittulli, Nico Damascelli, insieme al sindaco momentaneamente sospeso dall'incarico dalla prefettura. Questa mattina intanto tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale, andato deserto lo scorso 23 dicembre. L'opposizione cerca le firme necessarie, ne servono 17 per lo scioglimento definitivo.